Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, San Giuseppe Moscati, grande medico napoletano, non visse a lungo, ma riempì il suo tempo della presenza del Signore. Ogni giorno iniziava la giornata alle 5 del mattino e faceva ben 2 ore di preghiera. Faceva la sua meditazione, assisteva alla messa, riceveva la Santa Comunione e faceva un lungo ringraziamento. Senza queste 2 ore, soprattutto senza la Santa Comunione, egli diceva di non avere il coraggio di entrare in sala medica per le visite agli ammalati. Dopo le 2 ore di preghiera andava per i vicoli di Napoli e gratuitamente visitava gli ammalati poveri. Prima di ogni diagnosi, nei momenti di difficoltà, metteva la mano nella tasca, stringeva per un attimo la corona del rosario e chiedeva ispirazione alla Madonna. Agli ammalati raccomandava sempre la cura dell'anima. A mezzogiorno, al suono dell'Angelus, anche se stava visitando gli ammalati, interrompeva tutto e recitava l'Angelus invitando i presenti ad unirsi in preghiera. Al pomeriggio, fino al tramonto, continuava le visite mediche. Chiudeva poi la sua giornata con la visita al Santissimo Sacramento, la recita del Rosario e le preghiere della sera. Tutto questo come lo possiamo definire? Lo possiamo definire semplicemente con la parola affidamento. Si tratta, se ci riflettiamo bene, dell'atteggiamento più intelligente che possa esistere. San Giuseppe Moscati sapeva bene quali fossero i suoi talenti, sapeva bene quanto avesse dovuto studiare per raggiungere determinati obiettivi e sapeva bene che il buon Dio gli aveva dato grande capacità. Ma appunto sapeva che tutto questo non era merito suo, il suo merito sarebbe consistito solo nel ridare, meglio nel riorientare a Dio ciò che da Dio aveva ricevuto. Se vogliamo, questo atteggiamento può definirsi anche teocentrismo nel lavoro. Il teocentrismo non è solo l'atteggiamento più logico nell'ambito sociale, ma a maggior ragione lo deve essere anche nell'ambito lavorativo. Se la mattina ci svegliamo e abbiamo le forze per andare a lavorare, è perché Dio ce ne dà la possibilità. Tutto ciò che avviene, avviene perché Dio lo permette. San Tommaso d'Aquino al riguardo parla di Dio come causa sussistente e San Paolo dice che in Dio ci muoviamo ed esistiamo. San Giuseppe Moscati aveva dunque ben compreso questo, e chi andava da lui per farsi visitare sapeva bene che accanto a lui altro non era che il collaboratore del miglior medico possibile, cioè Cristo Signore. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.